No, 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 why you, why you know, why you know? Visto dal titolo, non stiamo scherzando. Questo mezzo qui può andare davvero più forte di una talare. Se vi ricordate, qualche tempo fa abbiamo avuto un piccolo problemino con lei. Ebbene, siccome i danni che avevamo fatto non erano pochi, in sostanza si è rotto tutto il motore e tutta la parte di elettronica, abbiamo deciso di dare vita a un nuovo progetto folle. Come vedete, infatti, rispetto agli scorsi video è un po' cambiato, diciamo, il mezzo in questione. Ma non è solo l'estetica che abbiamo cambiato, infatti, appunto, avendo rotto il motore, abbiamo deciso di metterci mano. In realtà non è il suo motore originale, ma abbiamo proprio stravolto tutto. Nuovo motore, nuova centralina, nuovo tutto, mezzo completamente stravolto. E vi starete chiedendo cosa abbiamo modificato nello specifico. Ebbene, nuovo pacco batterie. Infatti, come vedete, è molto più grosso, ci sono molte più batterie rispetto a prima. Ma non solo questo, infatti abbiamo anche un nuovo BMS che ovviamente serve a gestire tutta la potenza erogata da questo bellissimo motore. E ovviamente anche il motore totalmente cambiato. Diamo giusto due dati tecnici su questa bestiola. Abbiamo 100 volt di tensione, 100 ampere, e il dato che più vi interessa, 10 kW di potenza, quindi praticamente a 15 cavalli o poco meno, quindi praticamente come un 125 quattro tempi, e 80 Newton metri di coppia. Sì, avete capito bene, 80 Newton metri. Siccome il motore e anche tutto il pacco batterie col BMS, la centralina e cazzi e mazzi erano troppo grandi per entrare nel telaio di prima, abbiamo stravolto anche quello. Infatti abbiamo fatto saldare il telaio, l'abbiamo allungato per fare spazio ad una gomma più grande in modo da scaricare meglio la potenza a terra. Abbiamo montato anche delle pedane centrali, abbiamo fatto rinforzare anche la parte del canotto di sterzo e delle piastre in modo tale da reggere più sollecitazioni, e ovviamente in ultimo ma non per importanza, l'estetica. Vabbè, l'avete visto, è diventato molto più tamarro. Ma so che a voi piace l'azione, siete incuriositi dal mezzo, andrà più o meno di una talaria, come va? Non risponderemo a quest'oggi perché non ho una talaria con cui confrontarla. Anzi, se siete in Napoli e avete una talaria, fatemelo sapere che ci organizziamo. Però dai, adesso veramente basta alle chiacchiere, banda alle ciance. È arrivato il momento di testare questo mezzo. Andiamo, let's go! Like, oh wow, look at them, your time passed. Look again, now my glasses to the brim. I'm throwing passes to the rim. Shot, shots be going in. Not too bad for middle men. Took some. Oggi qui con me c'è anche un ospite speciale. Ciao! Chi mi segue da un po' di tempo sicuramente si ricorderà di lui. Tra l'altro siamo nello stesso luogo del misfatto. We're completely fucked, completely fucked. We're completely fucked. Oh. Frate. No. Oggi però vediamo di non farci sequestrare o rischiare di farci sequestrare nulla. Oggi però vediamo di non farci sequestrare o rischiare di farci sequestrare nulla. Ci proviamo, speriamo bene stavolta. Sei pronto a farli e a farci divertire? È un po' questo mezzo nuovo. Sei pronto, Ciru? Prontissimo, andiamo. Diamo gas. Ok ragazzi, per avviarlo molto semplicemente mettiamo lo switch su on e siamo pronti a dar gas. Let's go! Oh, oggi ovviamente non faremo le strade dei soliti test perché non avrebbe senso, però comunque avremo modo di testarla anche un po' nelle curve. Madonna, quanto va sto robo comunque. Oh, quanto cazzo stiamo andando?
Per favore non piangere, non ci rimanere male, che noi ci conosciamo bene. Mi puoi dare una mano? Aspetta, fermo. Il piede incastrato? Sì, sì. Aspetta. Ok. Aspetta. Calmo. Ok, a posto. Cavalletto? No, pochissimo. Sicuro? Sì, penso di sì. Penso. Sì, dai, manco mi sono sbucciato, va bene. Sì, solo un po' il pantalone, va bene, non fa niente. Sì, sto a posto. Sì, no, tutto a posto. Grazie ragazzi, grazie. No, ma non c'ho. No. Se ero rotto non stavo così. No, nemmeno sbucciato, no, è andato bene, E vabbè, allora, controlliamo un attimo i danni. No, vabbè, non sembra. La friccia, guarda. La friccia qua. No, vabbè, ma questa già era mezza appesa in realtà. Manuel! Ah, si è smontato solo questo. Vabbè, però tutto sommato non è successo niente. Va bene, grazie. E mo vai a capire che cazzo si è rotto. E vabbè, ragazzi, non doveva andare così. Adesso non so manco se si è storto, sinceramente. Non credo. Comunque voglio dire, discolpa mia, subito una cosa. Vero, non ho i guanti, fortunatamente mi è andata bene. Però non me li sono voluti mettere perché ho solo quelli da moto. E non mi sembrava il caso, diciamo. Non pensavo succedeva questo. Però vabbè, comunque mi è andata bene. Ma voi, mi raccomando, mettete sempre le protezioni. Io non lo vedete, ma c'ho il paraschiena. Infatti qua c'ho il laccio del paraschiena. Mi raccomando, sempre le protezioni. Sempre. Perché come vedete, la caduta è dietro l'angolo. E vabbè, vai, che ma fa? Sono cose che capitano. Comunque vabbè, l'importante è che non ci abbiamo fatto niente. Devo dire che quando mi si è incastrata la gamba sotto ho un po' temuto di spezzarmela. Però vabbè, alla finale non è successo niente. Questo è l'importante. Sarà bella la loro reazione appena glielo dico. Fra, abbiamo un problema. Andiamo bene. Sono volato, fra. Sì. Enrico, che cazzo c'è ridere, oh. Ok ragazzi, mezzo riparato, come vedete è indistruttibile. Diciamo che questo mezzo era in fase di collaudo, quindi abbiamo collaudato anche per quanto riguarda il test resistenza. Abbiamo visto che è resistente anche ai botti. No vabbè. Cioè, a quanto sarà? 90? Porca puttana. Mamma mia. Cioè, consideriamo sempre che è come se fosse una bici elettrica, eh. Tanta roba. Una cosa che non vi ho detto prima è che questa bici ha tre mappe. Noi adesso siamo in mappa 1, che è quella più docile. Poi mappa 2 e mappa 3. Fondamentalmente cambia l'allungo, perché la potenza, la coppia resta la stessa. Solo che in mappa 1 vai più piano, in mappa 2 un po' più veloce, in mappa 3 ancora più veloce. Guardiamo, adesso sono in mappa 1, tutto gas. Si vede che comunque andiamo relativamente piano. Mappa 2, già andiamo più forte, molto più forte. Mappa 3, è qui che si liberano tutti i cavalli. Mamma mia, va fortissimo per essere una cazzo di bici elettrica. L'avrei voluto testare un po' più a fondo nelle curve, ma dopo quello che è successo non vi nego e vorrei evitare, francamente. Però comunque vi posso dire che è inguidabile. A parte che alzo le mani, guardate come trema, e sto a bassissima velocità. Inutile dire che quindi è inguidabile e non frenerò un cazzo. Infatti, guardate, non è che ha tutta questa potenza frenante. E poi soprattutto è nervosissima. Cioè, guardate il gas. Cioè, gas, vabbè, l'acceleratore. Do gas, parte. Do gas, parte. Cioè, ti dà proprio gli strattoni. È molto nervosa, molto reattiva. Ci sta perché l'elettrico è reattivo. Però certo, bisognerebbe addolcirlo un po' ai bassi. O meglio, appena vai a dar gas. Adesso vi faccio vedere anche i freni. Facciamo un brake test. Tanto dietro non c'è nessuno.
Diciamo che adesso, vabbè, non stavamo andando fortissimo, ma capite bene che quando si inizia a spingere, vabbè, a divertirvi un po' di più, il freno non è che frena tantissimo. Poi vi ripeto, ragazzi, nelle curve è inguidabile, cioè sentite proprio che c'è un peso dietro che vuole fare il cazzo che vuole, e praticamente avete un posteriore che vuole fare il cazzo che vuole e un anteriore troppo leggero. Però devo essere sincero, se lo usate come se fosse un motorino normale è perfetto, cioè veramente non ha eguali, va fortissimo, va come un 125 alla fine, non dà fastidio, è silenzioso e soprattutto non ha la targa, quindi capite bene che potete fare il car che volete, potete andare ovunque con sto mezzo. Però insomma, questo ovviamente io non lo dico perché voi facciate cose illegali, diciamo è a titolo informativo, ecco. E un'altra chicchetta che non vi ho detto è che è il clacson. Che capoto! Cioè, voi immaginate il traffico, no? Tutti incazzati così. Ah, un'altra cosa che non vi ho detto è che i fari. No, sì, che mi sento Kovacs. Minchia. Minchia! Ma si alza o non si alza, ragazzi? Si alza o non si alza? Come se non si alza? Si alza bene? Minchia, se si alza! Come cazzo si inventa questa cosa? È una cosa assurda. Attenzione! Guarda qua l'uscita curva, cioè è tremenda. Non la posso proprio fare l'uscita curva. Ok, state capendo? Cioè comunque funziona bene. Madonna mia, cazzo, è volato, sfondato tutto, ho demolito tutto. Ah, ok, Kovacs, comunque tutto a posto qua, non ci sta più quello che non ti serviva. Ok. Ragazzi, dove stanno le frecce? Ragazzi, ho perso le frecce, ci ho fatto un'impennatina, ho perso le frecce, sono esplose più che perse. Ah, ah, le ho viste le frecce, eccole le frecce. Ecco dove stanno le frecce, a terra. Comunque è un mezzo troppo divertente. Ragazzi, ma comunque c'è qualcosa che non va. Però ho fatto un video un po' divertente, lo devi pubblicare sicuramente. Vediamo di non farci sequestrare nulla. Speriamo bene stavolta. Dai, ma tanto motivi che non li spegne. Sì, ma tanto motivi che non li spegne. 100 Ma poi il 100 sicuro. Era. Tutto è bene quel che finisce bene. Oggi non c'è mancato nulla, oggi c'è veramente. Non so cos'altro deve succedere oggi. Comunque quando stiamo io e lui succede sempre qualcosa, sempre, ma soprattutto in questa zona. Fatemi sapere nei commenti se volete qualche altro video con lui in questa zona, perché magari la prossima volta, che ne so, vengono gli extraterrestri, visto che solo questo ci manca. Io spero che questo video vi sia piaciuto. Cos'è che devono fare? Lasciare like assolutamente, poi iscriversi al canale, poi basta. No, cosa fatto?
attivare la campanellina. Ah, fondamentale, attivare la campanellina. Che sennò non arrivano le notifiche dei miei video. Subito. E soprattutto seguiteci sui vari social, sia a me che a lui. Trovate tutti i link in descrizione. E che dire, spero che questo mezzo vi sia piaciuto. Fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti. Se avete qualche altra domanda, dubbio, considerazione che volete fare, scrivete tutto nei commenti. E se questo video arriva ai 10.000 like, metteremo una ruota anteriore di un pullman. ci sta. Andata. Vabbè, niente, basta. Abbiamo anche rotto troppo il cazzo. E nulla, vai, un saluto, un bacione. Speriamo che non ci arrestano dopo oggi. E ci vediamo al prossimo video. Bella, ragazzi. No, non mi dire che si è scaricato. Ti prego no. Cioè, solo questo ci manca oggi. Non ci credo. Non ci voglio credere. Uè, senti una cosa? Che? Sono rimasto a piedi. Lo sapevo, vai, arrivo. Ok, grazie, ciao. Cioè, in questa giornata è successo di tutto, pure sono pure rimasto a piedi. Era da un po' che non stavano succedendo sfighe, cose così. Ecco là, tutto concentrato oggi.